E allora Samuele lasciò Galgala e se ne andò per la sua strada. Il resto del popolo seguì Saul per congiungersi con i soldati accampati a Gaba nel territorio di Beniamino. Saul passò in rivista le truppe che gli erano rimaste, erano circa 600 uomini. Saul, suo figlio Jonathan e i loro soldati erano accampati a Gaba di Beniamino, i Filistei invece a Michmas. Un giorno i Filistei fecero uscire dal campo una squadra d'assalto divisa in tre pattuglie. La prima prese la via di Ofra verso la terra di Shual, la seconda la via di Bet Horon, la terza prese la direzione del confine sulla via che sovrasta la valle di Zeboim, la valle delle Iene, verso il deserto. In quel tempo non si trovava un fabbro in tutto il territorio di Israele perché i Filistei volevano impedire agli ebrei di costruire spade e lance. Così, per poter affilare lame d'aratro, zappe, scuri e falci, gli ebrei erano costretti a rivolgersi ai Filistei che si facevano pagare profumatamente. 2/3 di un pezzo d'argento per affilare una lama d'aratro, una zappa, un tridente o un pungolo. Per questo, il giorno della battaglia, nessuno dei soldati che stavano con Saul e Jonathan era armato di lancia o spada. Se ne trovarono soltanto per il re e suo figlio. Intanto un contingente di Filistei si appostò al passo di Michmas, cioè l'assedio si fa sempre più stretto. E poi c'è la battaglia, una battaglia che inspiegabilmente, inisperatamente è vinta dagli ebrei. Poi, con un piccolo inciso che riguarda la vita di Jonathan, il figlio di Saul, perché Saul in un momento di preoccupazione aveva dato un ordine: guai a chi mangia o chi beve fino a sera. Dobbiamo invo così invocare l'aiuto di Dio. Ecco, sempre al solito, noi facciamo qualcosa che ci costa, così Dio guarderà verso di noi. Jonathan, che non lo sa, a un certo punto beffargoto. La cosa viene riferita a lui e Saul vuole uccidere il suo figlio perché ha trasgredito il suo ordine. Insomma, roba in puffero da cu, ecco, no? È un insicuro che o non decide, quando decide esagera delle volte. È incerto, è ansioso. Peggio ancora, mi sa che era proprio una malattia mentale progressiva oltretutto. Arriviamo adesso al versetto 47 del capitolo 14, dove c'è una sintesi, no, per dire che. Perché sul piano poi concreto non è che Saul ha sbagliato tutto, che ha fatto soltanto cose sbagliate, eccetera. È stato re per parecchi anni e in questi anni ha qualcosa anche di positivo, ha fatto come re. Purtroppo era questo suo animus, no? Questo suo modo di affrontare i problemi e di mettersi nei rapporti, pensarsi, il suo rapporto con Dio e il suo rapporto con le persone, che spesso e volentieri gli complicava la vita, non poco. E alla fine lo porterà alla rovina, oltretutto. Saul, versetto 47, si assicurò la sovranità sugli israeliti e combatté contro tutti i nemici che li circondavano. Questa è una sintesi di tutti gli anni di regno. È una sintesi positiva, per fortuna sua, no? Almeno qualcosa di buono comunque l'ha fatto. E combatté contro tutti i nemici che li circondavano, i Moabiti, gli Ammoniti, gli Edomiti, contro il regno di Zoba, contro i Filistei. Ebbe successo in ogni sua impresa. Compì azioni coraggiose, sconfisse gli Amalecitti e così liberò gli Israeliti dai loro oppressori. I figli di Saul furono Jonathan, Isbar e Melchishua. Ebbe anche due figlie, Merab, la maggiore, e Mical, la minore, che poi sarà sposa di Davide. La moglie di Saul si chiamava Achinoam ed era figlia di un certo Achimaaz. Il capo delle truppe si chiamava Abner ed era figlio di Ner, zio di Saul. Quindi i grandi del regno erano tutti della famiglia, fondamentalmente. Infatti Ner, padre di Abner, e Chis, padre di Saul, erano figli di Abiel, quindi erano fratelli tra di loro. Magari fratelli o fratellastri, perché allora c'era la poligamia abbastanza diffusa, per cui era facile essere figli dello stesso padre, ma madri diverse. Durante tutto il regno di Saul si combatterono battaglie contro i Filistei. Saul prendeva al suo seguito ogni uomo valoroso e in grado di combattere che incontrava. Questa è la sintesi. Per dire, ecco, non abbiamo di Saul solo una visione negativa. Purtroppo lui come persona, al di là di quel che ha fatto, era quel che era. E qui troviamo nel capitolo 15 un altro episodio. Anche questo, se volete, poteva essere una cosa da niente, diventa una cosa gravissima per il suo atteggiamento interiore, per il modo di affrontare il problema.